Buonasera, sono Maurizio Crozza. Buonasera, sono Carla Signoris. Buonasera. Chi vi parla è autorizzato dal comitato di redazione. I giornalisti dei TG riuniti denunciano il pesante clima intimidatorio che colpisce l'informazione RAI in questo periodo elettorale, e in particolare coloro i quali come noi si trovano ogni giorno in prima linea e vengono colpiti, così come l'informazione RAI di tutti coloro i quali vengono colpiti in questo periodo intimidatorio, e adesso noi siamo colpiti in questa... Insomma, non si può parlare, arriva uno e non puoi dire questo e non puoi dire quello. Dateci gli stipendi, se volevo stare muta facevo la pianista. Mancata! Bene, la collega voleva dire che nessuno ci imbavaglia. Ma torniamo alle notizie. L'ex segretario, quello... con la... sì, leader dei... Ci siamo capiti, bene. Capito. Ha denunciato formalmente il... Cos'è? Dai. Andare. Vai via. Ma che andare, dai. Sei, vai allora, via, fuggire. Cosa... Bene, partito. Bene, sì, partito, dai, sì, bravi, bravi, bravi. Della... Musical. Ma che musical? Ma scusa, guarda qua, cos'è questo? Un albero, no, ma che un albero. Ecco, brava, che tipo di albero? Una ricetta, una... Ma, un faggio, ma scusa, leader, una quella, una quella, bravo, baobab, ma baobab, che baobab, ma è quercia, è quercia, è PDS, allora PDS, ma voltiamo pagina, allora ecco, dunque, questa non la posso dire, no. Questa è di quel partito lì, non questa c'è neanche, questa, no, non trovo una, tu ce n'hai? Questa, guarda questa. Sì, questa è bella neutra. Dunque, esce in tutte le librerie di Cracovia l'ultima raccolta di barzellette di Zina Bramiata. Il celebre comico polacco in collegamento con noi ci racconta in esclusiva una delle migliori. Zina, ci senti? Ci racconti una barzelletta? Prossimo suote, patrome di Davide, no, rambara. E sa, non trovi da piccola pixie dixie. Andiamo alla prenda, ci dici, a posto nostro, ne verrai, no. E non ci dice lui. E che me ne cara fa. Ecco, sì, Zina, ce la puoi mica tradurre così? Così ridiamo anche noi. Ciocchetto che entra in un bar e dentro ci sono Berlusconi, Bozzi e Fini. Allora l'evento ci dice: senti una bella manica di ladri vuoi? E noi gli dicono: anche tu, non scherzi un cazzo. Con tutte le barzellette che c'erano, proprio questa dovevi raccontare. Qui non si può mica fare satira. No, io non c'entro lei? Niente, eh. No, non io, guarda, è stato lui in questo momento perché... Carlina, riprendiamo il giornale. Questa non la dico, questa... Ecco, si parla sempre più spesso di inquinamento e degrado ambientale. A questo proposito, una buona notizia da Pescaseroli. Dopo molti anni sono stati riavvistati branchi di lupi nel Parco Nazionale d'Abruzzi. Ci colleghiamo in diretta. No, 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 costa troppo. Mandiamo un filmato di 20 anni fa, tanto è uguale. Allo stato naturale, la vita dei lupi ha una ferrea costruzione gerarchica. A primavera, i capi branco si uniscono agli animali più giovani. E tutti insieme votano PDS! Sei simpatico, bravo! Anche più i documentari si può affidare. Metta la testa sul monitor. Ehi, dove siamo? Oh, finalmente liberi! Che carino qui! Chissà se ci sarà la mensa in paradiso. E questo che cos'è? I giornalisti del TG1 e Trino? Riunitici l'assemblea denunciano il pesante clima intimidatorio che si è venuto a creare in occasione delle elezioni del rinnovo della Camera dei Cherubini. Porco velino, se rinasco faccio la sarta. Non credo che si possa dire porco velino. E io lo dico, porco velino, beh? Beh, ma te ne vai a cercare, eh?